Il lavoro avvilisce l'essere umano. Il lavoro che cosa è? Il lavoro è quell'attività grazie alla quale un essere umano va a percepire i soldi. È un'attività fondamentale, no? Così sembra effettivamente essere per un determinato essere umano, per una determinata persona. E purtroppo mi dispiace doverlo dire, qualcuno deve pur dirlo, ma secondo me, secondo la mia opinione, il lavoro mortifica, avvilisce, abbassa, umilia un essere umano. Non mi venite a dire che non è così. Perché? Perché basta vederlo, basta considerarlo, basta rendersi conto in concreto e non in astratto di questa realtà che io definisco suprema realtà dei fatti. Fatevi un giro, per esempio, dove ci sono le impalcature, no? Un essere umano che sta magari a 30-40 metri di altezza e si deve fare un bucio di culo così ogni giorno, come fa a dire quell'essere umano che sta bene? Sì, guadagnerà qualche soldo, 1500-1300 euro circa, se va tutto bene, ma si troverà in una condizione di altezza molto elevata, di difficoltà oggettivamente comprovabile e soprattutto in una condizione di stress molto forte, perché devi stare in alto, devi stare male, devi stare in una condizione di malessere totale e profondo. Altro esempio, le prostitute. Andate, parlate con una ragazza, fatevi dire quello che vede ogni giorno. Una ragazza è costretta a fare sesso con persone che vede, con persone estranee, cioè si deve aprire, deve dare una parte di sé con persone estranee che possono anche addirittura puzzare, e il lavoro in questione è un lavoro eticamente assurdo, va ad abbassare l'etica di una donna, di una ragazza, di una fanciulla. Quella donna, quella ragazza, per avere i soldi è costretta a doversi piegare a 90 gradi, a dover prendere il membro in tutte le parti del corpo che l'uomo stesso va a dettare, solo perché quell'uomo ha detto: ti voglio in questo modo qua. La donna, la ragazza diventa schiava a tutti gli effetti, e lo dirò usque mortem fino alla mia morte, di un essere umano. In quel caso lì è la donna che diventa schiava dell'uomo ed è costretta a fare tutto ciò che l'uomo le ordina di fare. Dammi il lato B, apri la bocca, consentimi di entrare nel tuo lato A. E se l'uomo con cui ha a che fare la donna puzza, ci sono anche uomini che puzzano. Voi immaginate un camionista, no? Peloso, schifoso, magari ciccione, che si vuole fare una ragazza bella, no? Affascinante, bionda, no? Con le calze a rete, con la minigonna. La puzza che quell'uomo può avere, in quanto magari è sudato, in quanto magari è, o meglio si trova, a non avere un gradevole odore, a non emettere un gradevole odore. Ecco, tutto questo deve essere a tutti gli effetti considerato, notato. Una escort pure ha questi problemi, però la escort, per il fatto che esercita a casa propria, immagino, e ripeto immagino, che faccia lavare subito l'uomo con cui andrà a fare sesso. Quindi gli dirà: lavati il pisello, lavati il pene, lavati il corpo, fatti una bella doccia e poi consumiamo il rapporto sessuale. Altro esempio, io alle scuole medie avevo un ragazzo disabile. Non voglio dire come si chiama, non voglio dire chi sia, eccetera, eccetera, però c'era il professore alle mie scuole medie, che dove un professore, diciamo, non un professore, una persona, un tutor, una sorta di tutor, uomo, che doveva andare a pulire il sedere a questo ragazzo che purtroppo è disabile, parla al presente perché è vivo, non è morto, chiaramente. Ecco, voi immaginate il grado di abbassamento che ha dovuto avere quest'uomo ogni volta per andare a pulire il sedere
a questa povera persona disabile che purtroppo non riusciva a pulirsi l'ano, in quanto aveva difficoltà oggettivamente visibili, riscontrabili. Siccome ogni tanto defecava, come giusto che sia, perché siamo tutti esseri umani, non siamo esseri animali, non siamo esseri strani, non siamo esseri, diciamo così, inumani, ma essendo esseri umani facciamo tutti la cacca e la pipì ringraziando il Dio, ecco che questa persona si doveva abbassare e doveva degradare se stessa per andare a pulire il sedere al ragazzo che purtroppo non riusciva a pulirsi il sedere. E badate bene che questo ragazzo molto spesso defecava. Non so se era legato al suo aspetto, chiamiamolo, di disabilità, ma comunque defecava spesso e volentieri. Ecco, e quella persona, quel signore, quel tutor, era costretto a pulire il sedere al disabile. Quindi non è un modo per degradarsi, per degradare. Per me sì, per me a tutti gli effetti lo è. Altro tipo di lavoro, ma ce ne sono milioni di lavori degradanti, quello di essere per esempio andrologo, avere a che fare ogni giorno con i peni, con i piselli degli uomini, vederli tutti ogni giorno, in tutti i modi, in tutte le salse, e voi pensate, un uomo che deve lavorare, no? Avendo a che fare con il pene di un uomo, di un altro uomo, magari quello c'ha un pene particolare strano, no? Tutto assurdo perché magari ha un varicocele oppure ha il prepuzio che non riesce a scoprirsi e quindi il glande non riesce a rimanere fuori. E bisogna operare, ecco, non è un modo per abbassarsi, per carità, tutti i lavori sono dignitosi, però secondo me non tutti effettivamente lo sono, dovendo ragionare bene. Ecco, questo io dico. Ce ne sono altri esempi di lavori brutti, che veramente sono un abbassamento etico, producono un abbassamento etico in un essere umano devastante. Ecco, forse il lavoro bello è quello del politico. Il politico sta col culo sulla sedia, tranquillo, sereno, guadagna per esempio 3.000, 4.000, 5.000 euro al mese e via. Ecco, quello probabilmente è il lavoro più bello che esista, ma altri secondo me non esistono. Da Leandro Smelli di Roma è tutto, iscrivetevi, commentate, un saluto e al prossimo video.